quando dobbiamo separare un lavoro in doppia frontura, costa o su tutti gli aghi o con una scheda, la situazione non cambia, nel senso possiamo, dobbiamo per meglio dire, regolare il carrello della prima in lavorazione parziale, questo per quanto riguarda le aperture verticali, posizionare anche il secondo, la seconda levetta, e quindi ognuno si regoli con le proprie in su H, eccoci qua, tutti i tasti sono a riposo, in questo caso sono coste, dopodiché basta portare avanti gli aghi necessari alla lavorazione ad aghi parziali, ma non sto inquadrando, scusate, sia sotto che sopra, li portate avanti con una mano tranquillamente. Fate finire sempre il primo ago sulla prima frontura, ricordatevi sempre che in ogni lavorazione chi comanda quando sono le due fronture è la prima, quindi il primo ago sempre sulla prima. Questo fa sì che la maglia si lavori solo sul primo tratto, sì, e invece il secondo tratto viene praticamente saltato. Qui intervengono pesi, molti pesi, datemi retta, perché il lavoro tenderà, già lo notate, guardate, automaticamente il pettine chiaramente tende a salire, per cui qui la bravura è nel bilanciare costantemente i pesi, e parlo di ogni 2-3 giri, non di più. Io ora ritolgo tutte le, diciamo, le vette che avevo messo in funzione, semplicemente perché, essendo una campionatura per far vedere, io non lavorerò sui due lati, quindi preferisco farvi vedere come rientra tutto in lavorazione appena togliamo le levette. Quando e qualora volessimo fare invece un'apertura per una tasca o quant'altro come prima frontura, abbiamo bisogno sempre del nostro filo. Ho cambiato filo, ho preso un cotone più fino, cioè perché? Perché chiaramente l'altro era molto spesso, molto grosso. Qui stiamo lavorando sulla seconda frontura con un filato più fino, quindi non avendo il filo di lano a portata di macchina, come si suol dire, è bene avere sempre un filato. Ecco, sto lavorando più o meno nella stessa grossezza di quello che è in macchina. Questo sono tre capi separati su tre fusi diversi, eccoli qua, e questo è un solo capo, più o meno siamo nel margine di spessore quasi uguali. Io devo arrivare a lavorare, a far passare il filo tra le due fronture. Di solito io ho un amico fedelissimo, quando lo ritrovo, che è l'ago doppia cruna, nel senso che mi aiuta veramente tanto, per cui infilo l'ago come un comunissimo ago, una cruna, mi posiziono, e spero di riuscire a far vedere la manovra, tra le due fronture, sono qua, faccio uscire il filato, ne lascio un pezzo a penzoloni sotto, chiaramente sarà più lungo a seconda l'apertura, dopodiché io non faccio altro che quello che abbiamo fatto in prima. Primo, passo su quella sotto, questo per quanto riguarda le aperture in verticale. In orizzontale ammetto che la verticale è più semplice, però se stiamo facendo una scheda, un traforato in doppia frontura, un punto a rilievo, non cambia niente, si ricostruisce il disegno nel tratto in cui inseriamo il filato. Poi quando vogliamo riliberarcene, perché altrimenti resterebbe così, dovrei fare tante manovre, invece rinfilo come qua, rifaccio scivolare tra le due fronture il filo, sperando che, come al solito, quando lo fai che non serve farlo vedere, viene benissimo. Aspettate, ho preso una parte che ho troppi pochi giri per avere lo spazio sotto, ecco fatto, lo faccio passare da dietro, giù, scivola il peso, per basta tirare, recuperare il pettine e proseguire. Questo su, chiaramente, coste,
Ma possiamo farlo anche su coste ferrate, per esempio, non vedete, costa ferrata ha la particolarità del doppio filo. In questo caso io lo passerei quando siamo nella posizione di chiusura, quindi avremmo meno filo sopra da gestire, meno diciamo che sono piccole furbizie date dall'uso del tempo. Ma fatelo sempre quando siete al punto di chiusura, tanto un giro è meno di un millimetro, quindi non cambia davvero le proporzioni. Se state pensando, ma sugli aghi e con tutti gli aghi diventa più complicato, è la stessa identica cosa, perché quando avete tutti gli aghi ricostruite prima sopra, poi sotto, cioè se avessimo questa situazione. Il filo farebbe lo stesso lavoro di zigzag, non cambierebbe niente. Quindi è solo un sistema semplice, efficace soprattutto per creare ad arte tratti lavorati. Per cui ora vediamo, e ripeto, se non lo stiriamo, le maglie cadranno a una velocità, ops, scusate, spaventosa. Rompo il filo, tolgo il pezzo semplicemente perché voglio farvi vedere che anche qui la situazione taglio orizzontale è identica che in prima frottura. Cambiano soltanto le leve da sistemare. Filato insufficiente per una lavorazione a coste, come potete notare, è molto lenta. Ma era una campionatura. Quindi, quando avete fatto come si è fatto nella prima frontura, vediamo di vederlo meglio. Prima stirate, altrimenti vi diventerà veramente difficile raccogliere le maglie. Si tira, per questo serve un filo, vedete? Questo è troppo leggero, il mio tende a rompersi. Vedete? Ho tirato e si è rotto, quindi sempre bene accertarsi che se non è un filo di nylon, a parte che è un gordino di nylon, vedete? Ecco qua. Un filo di cotone insufficiente che si è rotto e mi crea una serie di problemi, cosa che non succede con un filo di nylon o un filo più forte. Ovviamente, e questo che vi volevo far notare per questo aperto, la parte sopra resta chiusa. In teoria, quando facciamo una tasca in doppia frontura, non dobbiamo far altro che rimettere in macchina, se volessimo, dopo la stiratura, le maglie queste per avere già un bordo in prima o in seconda, basta ricostruire pronto perché la rifinitura di dietro della tasca in cui infilare il sacchetto e cucire è pronta, ma le tasche le vedremo con calma in sede separata man mano che si presenterà l'occasione. Questo è per dire come infilare e qui possiamo inserire quello che vogliamo, chiaramente su qualunque apertura la decidiamo noi la misura. Ricordandovi sempre che è bene fare una campionatura e fare la prova. Spesso, siccome le maglie sono poche, qui siamo solo 2, 4, 6, 8, 10 maglie, ma guardate che estensione, quindi un bordo potrebbe falsarci se è su una costa completamente di lavoro. Quindi controllate sempre prima, magari fate un pezzetto, tagliate e controllate. Fate veramente sempre delle campionature, ci evitano poi di dover tirare giù pezzi importanti.